L'evento di Lampedusa è davvero una tappa importante e direi significativa non solo per il luogo dove si svolge, ma soprattutto perché permette alla Carta di Teramo di avviare dei percorsi di allargamento di quell'esperienza che già abbiamo vissuto nei due precedenti forum del Gran Sasso, per poter dare attuazione e iniziare forme di collaborazione, perché la Carta di Teramo offre davvero possibilità nuove e soprattutto rilancia la cooperazione universitaria. Credo che questo sia un segno, una testimonianza molto importante, perché ciò che è stato assente negli ultimi anni è proprio la cooperazione universitaria, perché l'università ha un compito importante soprattutto per lo sviluppo della conoscenza, e senza conoscenza non ci sarà sviluppo dei popoli. Per questo credo che la tappa di Lampedusa è davvero un primo momento significativo, perché possa prendere origine forme nuove di collaborazione che non siano soltanto puramente strutturali o di rapporti tipicamente accademici, che pure sono importanti, ma che sia davvero una riscoperta del ruolo che l'università ha oggi nella società, non solo europea ma a livello internazionale, perché di fronte alle sfide della cultura contemporanea è necessario la collaborazione tra i diversi centri accademici. Ecco, io spero che e auguro che la Carta di Teramo possa favorire questa collaborazione e soprattutto questo nuovo desiderio di impegnarsi nella conoscenza, che è la via maestra per poter accogliere, conoscere e verificare e soprattutto rispondere alle attese e alle sfide contemporanee.